calcio per la Roma con il numero 7 Federico Marconi. Federico Marconi. Federico Marconi. Signori, prima di lasciarvi al dietro le quinte, al video in cui vi porto con me alla YouTuber Summer Cup 2022, permettetemi di ricordarvi un po' di cose rapide. Prima di tutto, i video, come già comunicato su Instagram, usciranno in tre occasioni, quindi saranno tre video totali. Il primo sabato prossimo, esattamente tra 7 giorni, il 16 di luglio. Il secondo il 23 luglio, a distanza di una settimana. Il terzo ed ultimo invece il 30 luglio. Tutti di sabato e tutti alle ore 12, quindi mi raccomando, segnatevi le date, mettetevi le sveglie perché non potete assolutamente perdervi una magica edizione, perché ci siamo divertiti tantissimo e in questo video già un po' annuserete il tutto. Un'altra cosa che però devo ricordarvi prima di partire è che Numero 10 è stato lo sponsor di questo evento e io vi invito a scaricare Numero 10, che è un'app calcistica giovane, tutta italiana e soprattutto tutta gratuita, per seguire in tempo reale le trattative, il calciomercato, no? Della vostra squadra del cuore e poi ovviamente durante l'anno tutti i risultati, ma anche contenuti extra realizzati da giornalisti e influencer. A proposito di contenuti extra, ci saranno su Numero 10 in questi giorni contenuti esclusivi della YouTuber Summer Cup, quindi cose che non vedrete su YouTube, motivo importantissimo per scaricare l'applicazione. Un altro motivo importantissimo è che assieme a Numero 10, per questa YouTuber Summer Cup, abbiamo realizzato un contest per voi, con il quale potrete vincere una maglia della vostra squadra del cuore per la stagione 2022-2023, quindi quella che sta per iniziare. Per partecipare vi basta scaricare l'applicazione da questo codice QR che vedete a schermo o dal link che vi lascio in descrizione. 5 di voi saranno i vincitori. Ora però mettetevi comodi, perché vedrete tante belle cose il 16, 23 e 30 luglio, è vero, ma in questo video vedrete il dietro le quinte, un po' quello che c'è stato e che a volte arriva meno a casa, le emozioni, i punti di vista, i pre e i post evento. Quindi, ripeto, mettetevi comodi e buon divertimento. Giusto in tempo, perché stavamo per andare alla YouTuber Summer Cup. Però prima venite dentro e vi faccio vedere una cosa. Allora, con l'ausilio del cameraman, che peraltro è un uomo di qualità. Buongiorno cameraman. Buongiorno. Qui abbiamo la coppa in tutta la sua essenza. Ovviamente non la alzerà la Roma. Fatemi sapere secondo voi chi lo vince questo premio del capocannoniere. Fatemi sapere chi vince l'MVP e chi è il miglior portiere, ma soprattutto chi alza la coppa. Si gioca con questo pallone qui, Champions League, pallone nuovo. Siamo veramente pronti e quindi, essendo noi pronti, essendo dei professionisti, io direi che possiamo anche avviarci al campo. Venite con noi. Ci vediamo dopo. La fine segno oggi. Ma che segno? Almeno stiamo più del palo. Piavo scudere, altro che palo. Ovviamente, come ogni evento, io ho l'incubo che mi stia dimenticando qualcosa. A few moments later. Avvocato, mi stava dicendo che si è scordato qualcosa. Ovviamente io ero convinto. Alla fine la risposta è che non ho preso la scaletta. Allora, ci saranno tante cose che soffriremo in questi 2 giorni. La prima è il caldo, indubbiamente. Questa è la situazione. 42 gradi. Beh, io ho la maglietta a bordeaux, mi si verrà anche la minima goccia di sudore. Questa è stata una scelta poco saggia da parte tua. Sì. La vita senza condizionatore di me. Primo step. Primo step, ragazzi, arrivare al campo. E direi che l'abbiamo fatto egregiamente. Ora andiamo. Qui è una macchina di sic, può essere? Mister! Io, mister e capitano, siamo Mourinho e Pellegrini noi. Allora, vabbè, a parte questi paragoni che sono un po' offensivi nei nostri confronti, visto che siamo molto più di qualità superiore. Allora, io dopo ci sarà un momento in cui analizzeremo comunque la situazione e cercheremo di capire quali sono le tattiche migliori per poter non sta in conferenza stampa, mister. Esatto. Noi per esempio oggi abbiamo una certezza. Che tu ci avrai l'ansia. No. Carissimo nel senso che costo tanto. Ma un botto proprio, ma dai magnato, dai no. Io sì. Ragazzi, domanda seria. Non vi ricorda il maestro Muten? Guardatelo, guardatelo bene. Aspetta, fermo, vieni a salutarmi, mettiti in posa. Ok, ora buongiorno. Okay, qua. C'è spazio di qua? Sì. Bene, ora è il maestro Muten o no? Guarda, c'è pure scritto orale qua.
come stai? Però io ho imparato una cosa da esterno, guardando comunque le varie parti di tutto quanto, e credo che in questo genere... Yeah, quel mona! Tutto per pulirla, wow! Parla cioè, lunghe leve. Ah, dentro l'outfit. Comunque. Beh sì. Temperatura sì, percepita. Far vedere. Temperatura percepita? 77. 77? Sì. Tati! Non puoi provarci anche con la ragazza di Razza. Sto invece qua. Fa una cosa. Ma i moschettoni per me. E chi lo dice? Io mi aspettavo. Adesso iniziamo. Fede! Federico! Buongiorno. Oggi fai almeno 5 gol. Almeno 5 gol? No, 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 aspetta. Nel senso che li commento almeno 5 gol. No, 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 3 gol almeno, dai. 3 gol di più oggi. 4. Ricordiamo una cosa, che contro il Napoli è rinfrato un fire. È vero, occhio eh. Siamo qui per mostrarvi la bellezza dell'arbitro, che è discutibile. No, scherzo, sei bellissimo. Dopo terzo pure mezza piotta, basta che mi fischi un rigore a favore. La maglia out pattern. Comprate out pattern, comprate ragazzi, anche voi, sì. Mi raccomando. Per materiale di qualità, Link. Rivolgetevi a una... No. No. Allora, io gli darei meno 100. Meno 100. Almeno meno. Come già lui davanti. È vero. Fallito allora. Audietto. 3, 2, 1. Siamo in orario, siamo in orario. Prime feed dal campo, abbiamo appena fatto la prima partita contro la Juve, siamo cotti, non vi posso dire nulla chiaramente, però qui Daniele mi ha fatto un regalo bellissimo. Cioè guarda. Fatti vedere Daniele. Grazie di cuore, meraviglioso. Posso dire che non è la mossa migliore, meno che devono iniziare a giocare, però va bene. Sono i bei colori. Ma lei li ha letti i libri di J.K. Rowling? Però, stasera, recupero fisiologico in vista di domani. Viva 05. Ma perché? Ma perché? Marchionni, perché? Ma che cos'è? Si contenga Marchionni. Allora, Instagram mi ha scritto Gucci Gang, quindi Gucci Gang. E poi mi ha scritto Davide Bonolis, a cui mando un saluto. Magari ci affronteremo questa YouTube. Voglio far vedere una cosa. La qualità laggiù, abbiamo anche dei laziali, guarda, abbiamo DC System. Dei laziali uno. DC System, tu rappresenti un laziale o dei laziali? Il laziale. Il laziale, va bene. Tavolo accanto invece del Raid. Raid è diventato così tanto famoso che si è fatto il tavolo per sé, guarda. Siamo abbastanza distesi, onestamente. Questa notte e mezza dobbiamo ancora cenare. Però questa è la YouTuber Summer Cup ed è bella per questo. Prima giornata, devo dire, sono soddisfatto. Tanta, tanta roba. Partite combattute, sorprese, sorprese ragazzi. Vediamo come va domani. Buonanotte. Ogni volta che ti guardo penso a come stai, a come vivi, a quanto sei felice. Allora, fa talmente caldo che come vedete abbiamo cominciato a darci un tono, quantomeno per pareggiare il colore, vedete che è un po' diverso. Si sta riempiendo la situazione e tante persone meravigliose, giunte in questo posto, c'è questo ragazzo che però evidentemente è confuso perché Isaac dedicaci un gol. Ora, Isaac fa il portiere del Milan. In quale porta? In quale porta per il Milan? La sua? Sì. A posto. Allora speriamo di affrontare il Milan. Allora, scusa, mostra. Il bello è che non c'ha scritto sopra, è proprio fatta così. 14 euro. Ce n'è 14 euro. Pazzo, scatenato, devo segnare per lui, solo per lui. Non si sente un cazzo! Va bene. No, alzate il volume di microfono.